Siamo con Silvia Pagliacci, presidente di Federfarma Perugia, alla presentazione di Farmacia Futura, di cui lei è stata una delle ispiratrici in qualche modo. Le chiediamo quali sono le aspettative rispetto alla giornata di oggi e all'esperienza che sta nascendo. Sì, in effetti partecipo a questo progetto da diversi mesi. È stato un progetto che ho seguito con molta energia perché si sono create delle sinergie importanti a livello nazionale. Questo è uno dei segreti, secondo noi, mettere a sistema le eccellenze della farmacia italiana sul territorio. E questo soprattutto al servizio della tutela e la salvaguardia della farmacia rurale, di cui io in particolare mi occupo. E come detto al convegno, non si inventa niente nella farmacia rurale se non il concetto di salvaguardia di questo che è il cuore della Federfarma. Cioè, senza la tutela della farmacia rurale salta la rete della capillarità sul territorio e quindi salta quel servizio ai cittadini di portare realmente i servizi in ogni paese e in ogni periferia del nostro paese Italia. Noi sappiamo che 3/5 del territorio nazionale sono zone rurali o montane. In questi luoghi ci vive però 1/5 della popolazione italiana, quindi capiamo come queste zone sono svantaggiate, ma la farmacia c'è. Quindi è il compito di questa di questo nostro gruppo, che se sarà chiamato a governare dovrà far capire fortemente alla politica, è che la salvaguardia di questa farmacia rurale, che chiamiamo farmacia sociale perché dispensa socialità intesa nella sua accezione migliore, è un compito arduo, ma speriamo di riuscirci, perché l'energia che si è creata è molto forte, molto molto forte. In un suo recente intervento ha parlato di scarsa attenzione della politica, in particolare alle questioni legate alle farmacie rurali. Ci può spiegare a cosa imputa questo problema, insomma? Allora, io insieme al gruppo abbiamo rilevato che c'è una difformità tra quello che l'Europa vuole nella salvaguardia delle zone interne, delle zone più disagiate del paese, quindi dove la comunità europea continua a investire. Ci sono anche nella mia regione, in Umbria, abbiamo fatto dei progetti importanti in Valnerina. Tra l'altro io vengo da una regione che recentemente ha potuto purtroppo sperimentare con il terremoto come il servizio farmaceutico non si è mai fermato, quindi mancavano scorte alimentari ma il farmaco non si è mai fermato. Questi progetti nei quali l'Europa investe fortemente non trovano riscontro spesso nella realtà italiana, una politica fatta purtroppo spesso solo di tagli. Questo che a parole poi in realtà viene percepito come un valore non trova quindi riscontro nei progetti anche di salvaguardia economica della farmacia sociale. E quindi sicuramente dovremo lavorarci molto e io ritengo che però nella comunicazione, quando il messaggio non passa, non è sempre colpa di chi ascolta, qualche volta è anche colpa di chi parla. Quindi l'energia discende dalla conoscenza e credo che dovremo mettere a sistema la conoscenza di tutto il paese Italia. Quindi per questo facevo un richiamo a una cabina di regia, che significa nient'altro che dare valore al comitato delle regioni Sunifar, che purtroppo si è riunito raramente nell'ultimo periodo, e noi vogliamo mettere a sistema le varie problematiche nelle regioni e magari richiamare le eccellenze e poter fare un discorso unitario. Pensi solo all'indennità di residenza per le farmacie rurali, che secondo noi deve essere completamente non solo riconfermato ma potenziato. Ecco, questo è un'indennità che in ogni regione è difforme e questo non va bene. Quindi i politici devono conoscerci meglio, noi ci dobbiamo far conoscere meglio dai politici.